ARPAT, via libera del Consiglio regionale al bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024. L'Aula ha espresso parere a maggioranza con 20 voti a favore, 11 contrari e un voto di astensione. Istruzione, premiati 34 giovani vincitori del progetto Intercultura. La rappresentanza dei circa 100 vincitori toscani del concorso ricevuta dal presidente Antonio Mazzeo nell'aula consiliare dell'Assemblea legislativa. Inaugurata la mostra Una nuova primavera nelle tele di Giacomo Carnesecchi, un affettuoso omaggio all'opera di Umberto Buscioni e del Pontormo. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 di ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. L'Aula ha espresso il parere con 20 voti a favore, 11 voti contrari e un voto di astensione. Non sfuggirà ancora una volta che l'adempimento richiesto è in parte vanificato, ha detto la presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis, illustrando il provvedimento in aula. Sentiamola. È un controsenso, chiamatelo come vi pare, non va bene perché limita le prerogative dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione di incidere circa l'analisi di un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo serve perché tu mi presenti qual è la tua idea di investimenti, spese, dove vuoi spendere, dove vuoi risparmiare. Se me lo presenti a un anno e mezzo dopo che l'hai fatto, cioè mi presenti a maggio del 2023 un bilancio che prevedeva le spese del 2022, diciamo che non è corretto, quindi anche in aula non me la sono sentita di non sottolineare questo aspetto. ARPAT è un'agenzia assolutamente importante per la Regione in un momento come questo, dove dovrà fare tanta vigilanza rispetto ai progetti, alle grandi opere che ci saranno nel PNRR. Va un po' meglio l'aspetto ormai un po' annoso della mancanza di personale, però bisogna che ARPAT sia messo in condizioni, da chi deve farlo, di presentare alla Giunta prima, al Consiglio poi, un bilancio che possa dare ai consiglieri, ai commissari tutti, la possibilità di incidere sulle scelte. Quanto ha detto la Presidente non passi senza sottolineatura, ha dichiarato il Vicepresidente della Commissione Ambiente Alessandro Capecchi, Fratelli d'Italia, per la gravità di quello che sta succedendo. Sì, su ARPAT si è raggiunto il massimo all'interno di un bilancio di 14 miliardi della Regione, per il quale si investe oltre 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Agenzia regionale di protezione ambientale. Il Consiglio è stato chiamato a ratificare il bilancio di previsione 2022. Avete capito bene? Ratificare il bilancio di previsione 2022 vuol dire che tutti i giochi sono già fatti e si chiede il parere del Consiglio, o meglio la ratifica, quando gli uffici hanno già speso i soldi, hanno fatto o non fatto gli investimenti. Questo rende del tutto inutile il ruolo del Consiglio e soprattutto di coloro che sono rappresentanti dei cittadini su un tema come quello della difesa ambientale e dei controlli, che invece diventa strategico nella regione del CEU e non solo. Per il consigliere Massimiliano Baldini della Lega la questione lascia tutti un po' sconcertati. Sentiamo le sue parole. Il gruppo della Lega ha votato convintamente contrario a questo bilancio, che in primo luogo arriva e giunge all'attenzione dell'Aula con un ritardo veramente inammissibile. Un ritardo che sostanzialmente mette in difficoltà tutti, come ha correttamente anche riconosciuto la Presidente della Quarta Commissione De Robertis nel rappresentare l'atto alla Commissione. Non solo. Noi abbiamo nel corso della Commissione, così come durante la discussione in Aula, evidenziato un tema ancora più grande, che è quello per cui, lo posso testimoniare io che sono solo 6-7 mesi qui in Regione, la maggior parte, la stragrande maggior parte
dei bilanci delle società partecipate arrivano con un ritardo inaccettabile. Non positivi anche i commenti di Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. È inutile discutere di piano rifiuti quando il vero problema oggi è capire come compensare quei territori che dovrebbero essere sedi di impianti o che comunque lo sono, e senza un'adeguata considerazione anche del sacrificio dei territori, io credo che noi non possiamo pensare di portare avanti un piano rifiuti. Oggi questo dato ci lascia davvero preoccupati, la Giunta arriva anche in questo caso in ritardo a predisporre la legge che dovrebbe in qualche modo sanare questo tipo di vulnus. Un ritardo che è certificato anche dal fatto che abbiamo assistito alla votazione in aula del bilancio preventivo dell'ARPAT, quindi dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente, un bilancio preventivo dell'anno scorso, del 2022. Si può ben comprendere come sia difficile per un consiglio regionale fare la propria attività di indirizzo di fronte a dati che sostanzialmente ci vengono sottoposti a ratifica. Era necessario provvedere alla rinaturalizzazione, che dopo 5 anni era comunque già in corso. È una messa in sicurezza che doveva essere fatta dalle aziende che già prima avevano operato. E se la normativa in qualche modo poteva agevolarli in questo, non doveva certo essere facendo un'ulteriore azione di estrazione, perché questi siti hanno già esaurito da tempo, e per questo sono stati chiusi, il loro potenziale massimo, proprio perché possa essere garantita la sicurezza, banalmente. Quindi si torna di nuovo sullo stesso argomento. Sentiamo infine le parole di Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva. Un sostegno a un'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente molto importante. ARPAT sta riscoprendo un ruolo fondamentale per la tutela della qualità non soltanto dell'ambiente, ma soprattutto in un contesto come quello attuale, dove molti lavori stanno partendo e dove serve vigilare anche sulla qualità ovviamente della nostra vita nel territorio toscano. Quindi da parte nostra un ruolo strategico fondamentale che viene data a conferma e sostegno per quanto riguarda una votazione di un consiglio regionale che dà man forte a un'agenzia che ha bisogno anche a sua volta di essere supportata e rafforzata. Giornata emozionante mercoledì 31 maggio per i 34 giovani toscani che hanno vinto una borsa di studio Intercultura per trascorrere un periodo scolastico all'estero. Ad accoglierli nell'aula consiliare di Palazzo del Pegaso è stato il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. A premiare le ragazze e i ragazzi il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la difensora civica toscana Lucia Annibali e il segretario generale della Fondazione Intercultura Roberto Ruffino. Tanti i volontari dell'associazione che hanno partecipato all'evento con i familiari delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori provenienti dalle province di Pisa, Grosseto e Siena e da Sansepolcro in provincia di Arezzo. Un centinaio complessivamente i giovani vincitori del concorso di Intercultura in Toscana e pronti a raggiungere le destinazioni in tutto il mondo, dall'Irlanda al Canada, dall'Argentina agli Stati Uniti, dalla Thailandia al Giappone. Sentiamo le parole di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Entrare in quest'aula, l'aula del Consiglio, e vederla così piena di ragazze e ragazzi che avranno l'opportunità di sfidare il mondo, di andarlo a conoscere, di aprire i propri orizzonti culturali, di conoscere storie differenti, di portare la bellezza della nostra regione nel mondo. La Toscana è una terra ospitale, una terra aperta, è una terra che in questi anni ha avuto la capacità di affacciarsi al mondo cambiando anche per come cambia il tempo che viviamo. Questa sarà un'opportunità molto bella, mi auguro che le ragazze e i ragazzi possano riportare qui tanto di quello che riusciranno ad apprendere, ma possano portare anche i nostri usi, i nostri costumi, la bellezza, la storia, la grandezza della nostra terra nel mondo. Insomma, un'esperienza bella e sono contento oggi di poter essere qui insieme a tutti loro in Consiglio regionale. Premiamo tanti giovani che inseguono un sogno, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.
tanti giovani che grazie a una borsa di studio alla Fondazione Intercultura riescono a coronare un sogno, quello di andare all'estero, di vivere un'esperienza straordinaria, di crescere un anno, fare un percorso formativo, studiare e poi tornare e crescere. È una grande opportunità di relazioni con gli altri paesi di tutto il mondo, quindi la Toscana ha ospitato questa iniziativa, questa cerimonia molto importante perché i ragazzi sono il nostro futuro, un patrimonio straordinario, portano la nostra cultura all'estero e nel contempo torneranno formati. Li vogliamo voluti salutare oggi prima che partano. Ovviamente hanno 16 anni, quindi un'età bellissima, straordinaria, molti di loro non hanno avuto coraggio di rischiare, chi ha avuto coraggio di rischiare oggi va a giocarsi un pezzo importante della propria crescita personale, per questo il Consiglio regionale è vicino a tutti loro e a tutte le loro famiglie. A premiare studentesse e studenti anche Lucia Annibali, difensora civica. Sì, è sempre bello e importante partecipare innanzitutto come istituzione a tutti i momenti che coinvolgono i giovani, che vengono promossi dai giovani, che guardano anche al futuro e quindi lanciano dei progetti, una loro partecipazione anche attiva alla loro vita, ma insomma anche alla vita un po' così quotidiana della nostra società e del nostro paese. E poi giovani e cultura mi sembra un binomio molto importante proprio per la risorsa che possono rappresentare i giovani del nostro paese. Il segretario generale di Intercultura Roberto Ruffino ha raccontato 70 anni di storia dell'associazione. Da 70 anni effettivamente è stata quella che ha inventato gli scambi scolastici internazionali in Italia. Ogni anno mandiamo all'estero più di 2000 ragazzi a vivere con una famiglia, a frequentare una scuola per un intero anno scolastico. Sono ragazzi delle scuole secondarie che fanno questa esperienza senza perdere l'anno in Italia e acquisiscono un'incredibile apertura al mondo, una conoscenza delle lingue, una capacità di gestirsi, di relazionarsi con gli altri che si era poi utile per tutta la vita. Noi siamo grati alla Regione Toscana che ha voluto dare ufficialità a questa cerimonia in cui premiamo i ragazzi che partiranno il prossimo estate. È stata inaugurata dalla consigliera segretario dell'Ufficio di Presidenza Federica Fratoni la mostra Una nuova primavera dell'artista Giacomo Carnesecchi, presente insieme al critico Serena Becagli. Questi nuovi lavori dell'artista pistoiese Carnesecchi prendono ispirazione dalla deposizione di Pontormo, custodita a Firenze nella chiesa di Santa Felicita, e dall'opera di Umberto Buscioni. Sono 8 grandi tele che amplificano i colori acidi di Pontormo, i rossi, i rosa, i gialli, sono come esplosioni di colore, come quando la primavera esplode all'improvviso. Orgogliosa di questa mostra, Federica Fratoni, consigliera segretario dell'Ufficio di Presidenza. Sono molto orgogliosa che il Consiglio regionale della Toscana ospiti oggi l'opera di un artista pistoiese, di un giovane artista pistoiese, Giacomo Carnesecchi, che esporrà qui le sue opere, che si rifanno a due filoni, prendono il via da una lettura della deposizione del Pontormo, opera peraltro custodita qui a Firenze, ma attraverso lo sguardo della grande tradizione del Novecento pistoiese, un secolo straordinario da un punto di vista artistico, e attraverso l'opera in particolare di un suo grande testimone come Umberto Buscioni. Quindi credo che il Consiglio regionale oggi nell'ospitare l'opera di una città vicina, di un artista di una città vicina, in realtà trasferisca questa riflessione su un ambito metropolitano molto compiuto e molto soprattutto di grande livello artistico, per cui a nome dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente Mazzeo, davvero siamo molto felici di ospitare l'opera di Carnesecchi, e come esponente pistoiese dell'Ufficio di Presidenza metto anche una punta d'orgoglio personale nel vedere queste straordinarie opere e nelle sale del nostro consiglio. Un omaggio a due grandi artisti, ha detto l'autore Giacomo Carnesecchi. Le opere sono 8 tele, di un grande formato, 1,50 m x 3 m, e li chiamo più drappi perché proprio voglio dare la sensazione della stoffa, delle pieghe sulle pieghe, quindi pieghe delle tele e pieghe dipinte, tutto dedicato a due personaggi importanti per la mia carriera e la mia formazione da artista, che sono Umberto Buscioni e
un grande fiorentino che è Pontormo. Infatti le opere sono dedicate in primis alla deposizione di Pontormo, una rivisitazione dei colori e delle piccole pieghe che ci sono all'interno dell'opera del maestro rinascimentale. E adesso il commento da parte della curatrice della mostra, Serena Becagli. Una mostra che, come diceva l'artista, è un omaggio a due grandi maestri, Pontormo, in particolare alla deposizione che è conservata qui a Firenze in Santa Felicita, e Umberto Buscioni, un artista pistoiese a cui sia io che Giacomo siamo molto legati, è un artista che ha guardato tanto la deposizione del Pontormo e ce l'ha restituita. Purtroppo, insomma, Umberto Buscioni è venuto a mancare anni fa, e quindi in questo caso, insomma, siamo di nuovo a dare un omaggio a lui, ai suoi colori e alla sua interpretazione del maestro manierista.